attesa di entrare in scena stavo pensando a un discorso che ho avuto con mio padre tanti anni fa, per esattezza 42 anni fa. Ho 64 anni, ve lo dico subito senza fare i conti. Oddio, quanti anni c'ha? 64. All'epoca ne avevo 22. Grazie. Complimenti a lei. Ed era questo. Avevo appena firmato un contratto milionario per fare della pubblicità, possiamo anche dire la marca, tanto siamo in camera caretati, qui. Era la pasta Barilla. Mi davano tanti soldi, ma tanti, ma veramente tanti, tanti milioni, roba da far tremare i polsi anche a un bambino, un ragazzino come me dell'epoca. Comunque, corro a casa con il cuore gonfio di felicità per comunicarlo a mio padre. Arrivo lì, busso alla porta, lui mi apre, faccio papà, papà, papà. Papà, ho firmato un contratto milionario per fare la pubblicità della Barilla, ci danno un sacco di soldi, papà. E lui, ho capito, voglio, però mi raccomando, fa trano poche pasta. La mia vita cominciò come l'erba, come il fiore, e mia madre mi baciò come fossi il primo amore. Massimo Ranieri incanta ed emoziona il Foro Boario di Ustuni, che fa registrare il tutto esaurito per rendere omaggio allo scugnizzo napoletano. Lo spettacolo è stato organizzato dall'agenzia New Music di Donato e Vincenzo Gianfreda in collaborazione con il Comune di Ustuni, assessorato al turismo e spettacolo. Ranieri canta, balla, recita, racconta barzellette, interagisce con il pubblico, regala gag giocando con la sua band. Perdonami, potresti restituirmi quei 10 euro che ti ho prestato la settimana scorsa? Ti ricordi il temporale, poi ci siamo fermati in autogrill? Sì, mi ricordo, Flavio. Ma ti pare questo il momento di chiedermi i soldi mentre stavo lavorando? È passata una settimana. E che vuol dire? Anche due? Domani. È maleducazione. Stiamo lavorando, abbi pazienza, vieni a chiedere 10 euro. Facciamo. A mo', in questo momento. Abbi pazienza, Flavio. Sì, facciamo domani, un altro giorno, mamma mia. La fiducia proprio zero qua, in questa. Ah, a proposito. Grazie, mi hai fatto ricordare. Che? Che non funziona, prova un po'. Vai. Funziona, è triplo, ma funziona lo stesso. Senti, Donatino. Settimana scorsa di ritorno, anzi 10 giorni fa, di ritorno dalla Sicilia al bar dell'aeroporto, io mi pigliassi un cappuccino, un cornetto, però non ci sono le. Massimo, mi puoi prestare 10 euro? Oh, dai. Ma non sono mai ritornati al mittente. Hai ragione, ma io sto aspettando Flavio che mi restituisca i miei 10 euro che ho prestato a lui. Io che nel viaggio musicale e teatrale, spazio alle eccellenze della musica italiana, passando da Francesco De Gregori con un omaggio all'indimenticabile Pino Daniele. Mi sono pazzi, c'ho il popolo che mi aspetta, scusate, vado di fretta. Mi sono pazzi, sì, mi sono pazzi, voglio essere chi voglio, mi uscite fuori da casa mia, non mi danno sempre ragione. So che sono un orrore, nella vita voglio vivere almeno un giorno da leone. Non sono mancati i grandi classici che hanno reso popolare al grande pubblico lo scugnizzo napoletano, da Se bruciasse la città a Erba di casa mia, passando nel finale per Perdere l'amore e Rose rosse. Se
capelli un po' d'argento. Rischi di impazzire o scoppiarti il cuore, perdere una donna e avere voglia di morire. Perché muore